quali sono le novità presentate all'interno dello stand Husqvarna? Beh, molte sono le novità, principalmente però vogliamo parlare del prodotto batteria, molto indicato per l'utilizzo in città, grazie alle basse emissioni sia acustiche ma soprattutto per le emissioni inquinanti che sono i gas di scarico. Molti prodotti, come le dicevo, si può parlare del decespugliatore, un prodotto molto adatto per gli utilizzi dove non dobbiamo fare rumore, scuole, asili, ospedali, leggero, facile da usare, in grado di erogare la stessa potenza di una macchina a scoppio, ma senza fare rumore. Alcuni accorgimenti tecnici poi con il sistema di reverse, cioè il cambio di senso di rotazione, per migliorare le condizioni di lavoro dell'operatore stesso. Oltre a una gamma di decespugliatori che sta nascendo e si sta ampliando, e aumenterà di gamma col tempo, abbiamo anche i tosasiepi per un uso professionale, sempre a batteria. La caratteristica principale dei tosasiepi, come di tutti i prodotti a batteria di Husqvarna, è che non abbiamo un accessorio connesso a una batteria, ma è una piattaforma identica a quella di una macchina a scoppio, ma col sistema elettrico all'interno. Le batterie possono essere di due tipi, perciò o su bordo macchina o a zaino con differenti potenze. Ecco, stiamo parlando di che voltaggio e amperaggio di batteria? Abbiamo batterie da 36 volt su tutta la gamma, con differenti amperaggi che vanno dai 4,2 Ah per quel che concerne la batteria su corpo macchina, a fino a 26,1 Ah in quelle a zaino. Diamo dei dati un po' più concreti che interessano poi l'utilizzatore finale. A pieno regime sotto sforzo, quanto dura una batteria del decespugliatore? Sul decespugliatore, con la batteria incorporata sulla macchina, abbiamo un'autonomia di circa 60-80 minuti. Sul tosasiepe lavoriamo per circa 60 minuti, parliamo sempre di un lavoro continuativo. Ovviamente con gli accumulatori a zaino i tempi si dilungano, si arriva fino a 4-5 ore di lavoro. Sulla motosega il dato è molto più variabile, perché la motosega ha dei carichi, cioè degli sforzi difficili da poter calcolare, la durezza del legno, la pressione che l'operatore fa, l'affilatura stessa del prodotto. È però fondamentale riconoscere la maneggevolezza del prodotto, zero emissioni, ma soprattutto il comfort, perché la macchina in realtà, anche se ha batteria, ha le stesse identiche prestazioni di un prodotto a scoppio. Ecco, sappiamo che l'utilizzo degli attrezzi a batteria al litio non prende piede, a mio avviso, anche per una questione di mentalità, non tanto per prestazioni, soprattutto nell'ambito professionale. Siete riusciti un po' a far passare il concetto e l'idea che invece sono prodotti equivalenti anche in prestazioni? Il forte scoglio è sempre il costo. Il costo dei prodotti a batteria è molto elevato, ma è dovuto a due fattori: la qualità del prodotto stesso e la qualità degli accumulatori. Ciò che costa l'accumulatore: se vogliamo un accumulatore che ci dia prestazioni elevate, dobbiamo avere un ottimo accumulatore. Una batteria zaino di questo tipo ha dei comfort di utilizzo che non è una semplice batteria zaino. È pratica nell'installazione, ha sistemi ergonomici, può essere installata rapidamente, ha i cinghiaggi per la regolazione. Molte cose importanti non vengono trascurate, compresa il fatto che quando sei su un cesto deve essere ergonomica e compatta. Un'altra questione importante legata alla sicurezza è il cavo di connessione al prodotto. Husqvarna propone un sistema di connessione in due parti. La batteria è connessa al prodotto tramite un cordone che può essere sconnesso. Questo è dato dalla praticità e soprattutto dalla sicurezza. Se l'operatore accidentalmente taglia il cordone, non va a lesionare la batteria, ma sostituisce solo il componente terminale. Dunque, l'unico accumulatore a spalla per l'intera gamma di batteria. In questo caso, di che tipo di prestazioni e durata stiamo parlando? La batteria può avere minimo un ciclo garantito che va dai 600 agli 800 cicli di ricarica stessi. Questo vuol dire che per un operatore che acquista un prodotto a scoppio, raffrontato a un prodotto a batteria, ha sicuramente una forte convenienza economica ad utilizzare quella batteria. Inoltre non ha i costi di fermo macchina e di manutenzione del motore a scoppio. Questo è un grosso vantaggio. Resta comunque senza indubbio il principale vantaggio, che è quello delle emissioni. Voi immaginate il tosasiepe che lo utilizzate davanti al viso e i gas di scarico entrano dentro i vostri polmoni. Benissimo, la ringrazio molto. Prego.